scegliere il sistema di allenamento di voi al piano terra all'interno della carta di prodotti e il vino. Per il resto, in accordo con le fonti, tutti gli ambienti che non sono destinati alla produzione o ai servizi si trovano un po' dove capita, prevalentemente al piano superiore. Ritornando all'esterno, tra le strutture che noi troviamo, tra le installazioni che noi possiamo trovare intorno alla villa, ci sono innanzitutto gli immobilizzati, che venivano chiaramente utilizzati poi per fertilizzare i campi. È stato identificato uno dalle ascensi più o meno in quest'area sull'esterno della villa Regina Apostoleale, e posto accanto tra l'altro a Norto. Quindi qui abbiamo anche un altro elemento molto importante, una diversificazione delle coltivazioni. I vigneti, la produzione del vino erano sicuramente l'attività produttiva principale, ma questa, credo, in ogni unità produttiva si associavano anche orti, giardini, frutteti e probabilmente anche piccoli campi di grano, anche se le evidenze sono molto molto poche. Oppure questa situazione molto interessante della riga della Pisanella, dove tutta l'area esterna era caratterizzata da diverse presenze. C'era una vittoria apposta su questo lato del muro esterno, in prossimità di un pozzo e di una canaletta, un immondezzario che era stato realizzato a ridosso dell'area, nel momento dell'eruzione era in corso di restauro, forse di ampliamento. In questo settore è stato poi rinvenuta una grossa catasta di legname, più che un cadavere era una grossa catasta di legna, e poi nella zona del campo coltivato che si sviluppava tutto intorno all'edificio è stato ritrovato un vialetto con una sorta di pergola che presentava anche delle tante per sedersi, e quindi una sorta di pergolato compatta all'interno del comune. Sono tutte strutture effimere che normalmente sono perdute e che non vengono registrate. Immagine di copertura della cassa di legname e della regola della Pisanella. Questa è più o meno l'area del condensario della regina, qui c'è l'orto, questa è l'area, qui c'è la zona del condensario della Pisanella, e questo è il settore, anche qui, della discarica di rifiuti a ridosso della cella binaria della villa che è scappata. Per il resto, come dicevo, tutti intorno abbiamo campi coltivati che erano spesso racchiusi da muri di recinzione. Questi muri di recinzione sono quasi sempre registrati per frammenti, per piccoli segmenti. Abbiamo solo pochi casi fortunati come questo di un muro di recinzione rinvenuto, anche questo pezzo di legno è stato possibile ricostruirne l'andamento per un segmento di circa 80 o 120 metri, se non ricordo male. E come vedete, questo muro circonda una zona molto molto ampia, ve la faccio vedere sotto grafico. Ecco qua, questa è la dominetta di Sant'Ambrogio, qui a 500 metri da Auditorium. Sulla cima della dominetta c'è il santuario che è il siepe di Sant'Ambrogio. Immediatamente a ridosso, quindi 30 metri, c'è la villa rustica, di cui fu scavata una parte della porta negli anni 30, e negli anni 90 fu riscavata la playa. E molto probabilmente questo doveva essere il muro di recinzione del fundus, che molto probabilmente si sviluppava lungo le pendici della dominetta di Sant'Ambrogio, e quindi possiamo un po' lanciarci queste ipotesi ricostruttive anche sull'estensione e la delimitazione dei fumi antichi. Per il resto, vado concludendo, intorno alle ville chiaramente noi abbiamo grossi campi coltivati. Come vi dicevo, in una lata principale si tratta di vigneti, esemplare della regina, questo recentemente scavato nell'ambito del nostro progetto avviato di resistenza a Scafati, e poi vari campi vigneti, ma non solo, frutteti, salicini,
strumenti come questi che vengono da Vaglia Messina, da Vaglia Bagni, tra la fine dell'Ottocento e gli anni 90. E qui altri esempi, il vinile della Vaglia Novella Cangiano, i sorti di coltivazione a Sarazzano, il campo coltivato sopra le copole delle grandi di Santa Pogna con l'area della villa, e qui la rossa pianta di vite trovata nel giardino del milionario della villa di Messeri, che rientrerebbe nell'ecologia, se vogliamo, di grossi complessi dove la parte residenziale è molto sviluppata, ma anche lì in realtà il giardino non è tanto ornamentale, ma è collegato a un altro settore produttivo. Ricordo